cambiamo completamente genere. Questo coro ci stupisce perché passa da un genere all'altro con una disinvoltura. Simbolica data di nascita del gospel contemporaneo è il giugno 1969, quando, in occasione di un meeting di gruppi gospel al Madison Square Garden di New York, un coro di 50 voci, diretto da Edwin Hawkins, interpretò in modo assolutamente originale un vecchio inno battista del Settecento dal titolo Oh Happy Days. Fu il primo brano gospel ad uscire dal circuito delle chiese protestanti nere, diventando il simbolo della musica gospel. Oh Happy Days in Italia è considerata una canzone natalizia, anche se in realtà il giorno felice a cui si fa riferimento è quello della risurrezione di Cristo, quindi quello di Pasqua. Senza incarnazione non c'è risurrezione, senza Natale non c'è Pasqua. Oh Happy Days. Grazie mille per questo regalo che ci avete fatto.